Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. L'argomento sarà la modellazione di questo perno filettato. Perno filettato che poi ci servirà per costruire la siepe morsa e poi la siepe morsa verrà usato nel filmato 042 dell'altra playlist, quella delle lezioni teoriche, dove si affronterà l'argomento proprio della modifica degli assiemi. Andiamo con ordine. Prima cosa, apriamo un file di parte. Nuovo. E lo facciamo usando il solito prototipo in millimetri. IPT millimetri. Ok. Poi il sistema è sempre lo stesso quando modelliamo un nuovo solido partendo dalle proiezioni ortogonali. Il sistema, cioè quello di aprirsi un file di proiezioni ortogonali. Inizio nuovo con le stesse viste del file che ci vengono fornite, in maniera da poter confrontare facilmente quel lavoro che stiamo facendo, cioè l'interpretazione delle proiezioni ortogonali, con il lavoro che dobbiamo fare. Allora, ho pronto sia parte 1 che disegno 1, ho il mio modello, adesso suddivido lo schermo nel fianco verticalmente, poi andrò a mettere disegno 1 nella stessa finestra del disegno dato a metà, dividendo questo spazio a metà, questo spazio verticale a metà, e questo dovrei ottenerlo in questa maniera. Perfetto, quindi qui ho il disegno da fare. Il modello solido da fare con il disegno con i dati. Qui ho il disegno nel quale andrò a proiettare parte 1 man mano, il solido man mano che lo costruisco. Possiamo cominciare a costruire il solido. Allora, da un'analisi, qui direi di fare un bel cilindrone da 140. Questo lo possiamo fare per rivoluzione o per successive estrusioni. Qui lascio la scelta a voi, io lo faccio per successive estrusioni. È un po' più lungo, ma tutto sommato mi evita di fare tanti calcoli su come sono fatto, su come è fatto il profilo di rivoluzione. Prendo i diametri e li estrudo. Allora, partiamo ad estrudere questo diametro qui che è 20 per un'altezza di 25. Prendiamo il piano, mettiamolo sul piano XY, costruiamo il primo schizzo, che è un cerchio di diametro 20, e lo posizioniamo con il punto nell'origine, nel punto centrale, completamente vincolato fine, estrudi per 25, estrudi per 25. Verso Z positivo. Ok, e questo primo pezzetto è fatto. Poi qui abbiamo un pezzo lungo 100 con una filettatura M12, quindi facciamo un cerchio, lo estrudiamo di 12, lo estrudiamo per 100 e poi lo filettiamo. Quindi su questa faccia un cerchio diametro 12 e lo filettiamo. Dunque, prima sì, lo posizioniamo concentrico, completamente vincolato fine, estrudi 100, perfetto. E adesso lo filettiamo da M12 per 75, quindi qui facciamo una filettatura. La filettatura è completa su tutto il gambo, la già profilo ISO, profilo metrico 12 M12 per 1,75 destra per tutta la profondità. Diamo l'ok e anche questo è fatto. Ci mancano ancora due cilindri. Non ho ancora fatto le proiezioni. Facciamole. Allora, qua dentro devo andare a mettere la prima vista, però non ho ancora salvato il file di parte, quindi per prima cosa file, ho attivato il file di parte, salva con nome. Allora lo salviamo nella sezione
mia cartella del progetto, gli do lo stesso nome 00 perno filettato 00, gli aggiungo, se questo già esiste, ti aggiungo al nome filmato. Ok, e lo salvo. Adesso che questo ha un nome, qui posso chiaramente referenziarlo, quindi base, chiamiamolo di qua, esercizio perno filettato filmato, perfetto. Andiamo a scegliere, c'è già una prima vista. Adesso direi di orientarla, così di scalarla nello stesso modo. Credo che già ci siamo. Se passo di qua, qui si interrompe. Allora, lasciamola così. Ok. E andiamo di qua a vedere la scala che ho utilizzato. È una scala 2 a 3. Qua 1 a 1, allora cambiamo. Torniamo di qua, vista, modifica. Scala, mettiamo la stessa, 2 a 3, 2 a 3, e diciamo che per il momento mi devo accontentare qui perché è inutile fare la sezione in quanto non c'è ancora il foro. E diciamo fino adesso, vabbè, sono due cilindri estrusi. Potrei mettere le quote, ma chiaramente se non le ho sbagliate sono le stesse, quindi le quote le facciamo alla fine. Andiamo avanti con la modellazione, questo ce l'abbiamo già pronto. Andiamo avanti con la modellazione, c'è da fare questo cilindro di 10 e di diametro 6. Allora, sempre concentrico su questa faccia, schizzo, avvia schizzo su questa faccia, cerchio, diametro 6, 6, e lo facciamo concentrico. Perfetto, fine, e lo estrudiamo per 10. Chiaramente io adesso sono saltato via, ma se riapro lo schizzo è chiaramente completamente vincolato. Fine, estrusione 10. Perfetto, già venuto fuori. Ok. Andiamo a ingrandire. Inquadriamo, posta vista corrente come inizio adatta alla vista, perfetto, andiamo di qua, facciamocelo aggiornare e fin qui tutto uguale. Ultimo, questo diametro 8 per uno spessore di 5, perfetto, allora via schizzo, torniamo di qua, scusate, via schizzo, qui cerchio. Di 8 concentrico, anche questa è completamente vincolata. Fine, estrudo per 6, per 5, 5, 5, 5, estrusione per 5, 5, qui mettiamo un bel 5. Andiamo ok, tocchiamo di qua, la figura è la stessa. Andiamo a fare l'ultima lavorazione che è questo foro. Quindi andiamo sul piano di mezzeria, verticale XZ. Piccola nota, se sbaglio il piano, il foro poi nella proiezione lo vedo in verticale invece che in vista frontale. Quindi questo dipende dal piano che prendo, eh. Non è che sia poi diverso l'oggetto che sbagli il. Io adesso prendo questo piano e su questo faccio lo schizzo. Allora, lo schizzo ha un diametro, è un cerchio di diametro 7. Andiamo a lavorare sul mezzo piano. Perfetto, di diametro 7. 7. E direi che è perfettamente, è nel punto centrale, nel baricentro, quindi a 12,5. Manca quella quota a 12,5 e sulla linea d'asse. Allora, facciamo una cosa, mettiamo a posto questo disegno. Perfetto, schizzo, annotazione, quota. Da qui a qui, perfetto, 12,5. E direi che sulla linea d'asse invece si vede che sulla linea d'asse perché è tracciata, quindi ci siamo. Allora, qui metto, torniamo di qua, metto questo punto,
appartenente all'asse Z. Perfetto. E poi la distanza sempre di questo punto dalla fine del diametro più grosso, quindi questa quota 12,5, da qui a qui 12,5. Come proiezione ho dovuto prendere il cerchio, questo diametro in realtà è solo frutto della sezione che ho fatto, non esiste. Quindi ho dovuto prendere tutto il cerchio da proiettare il cerchio che è poi si è proiettato in questo asse. 12,5 è completamente vincolato. Fine. Andiamo subito a vedere di qua. Ok. Vabbè, qui non ho ancora fatto l'estrusione, che quindi qui non si vede niente. Andiamo di qua, facciamo l'estrusione da tutte e due le parti. Passiamocene pure, se il diametro è 25 facciamo che è 50 ed è un'istruzione a tagliare. Ok, adesso andiamo a vedere di qua l'effetto che fa. No, ci ho azzeccato come piano e ora l'ultima cosa che devo fare per verificare che effettivamente questo modello che salvo è quello richiesto e diciamo i cui dati sono in questo disegno, devo mettere le quote. Per mettere le quote, allora, cominciamo. Qui, annotazione, quota. E poi faccio la sezione. Prendiamo prima subito gli assi. Gli assi. Ok. Qui. Ho preso un asse che veramente io volevo fosse rettilineo, perfetto, lo tiriamo e l'abbiamo fatto. Cominciamo a mettere le quote di lunghezza. Questa lunghezza qui, 5. Perfetto, cambiamo lo stile in maniera da eliminare gli zeri dopo la virgola. Strumenti, gestione, editor stili, un attimo che la macchina carica, zeri finali, via, 5, questo 5 spostiamolo da qui in mezzo, poi quest'altro tratto andiamo sempre nell'annotazione, quota, questo qui, quota 10 e ci siamo. Anche qui lo lascio qui adesso. Poi quota questo 100 e ci siamo. Quota 25 e ci siamo. Solo che questo 25 viene un po' troppo attaccato, cioè viene sopra la linea e quindi sposto tutto. Il 10 e il 5 lo lascio lì. Quindi 100. Tra l'altro qui è una quota ausiliaria perché ho dato la lunghezza totale, qui posso evitare la lunghezza totale, 125, 10, 5, fa 140 che è questa quota totale. Queste le ho fatte. I diametri, allora quota, diametro 8, quota, diametro 6. Quota diametro 7, mancano un po' di assi, un asse verticale lo mettiamo subito. Quindi le quote ci sono, la distanza di questo foro la quotiamo subito. Questa quota mancava nel disegno originale, l'abbiamo messa strada facendo. 12,5, qui le quote, manca la filettatura. M12 per 1,75, tolleranza di lavorazione 6G. Perfetto, manca solo la sezione, facciamola. Quindi la sezione su questa vista. Partiamo qui.
e finiamo di qua. Ok, continua, la proiettiamo di qua. Ok, perfetto. Diametro 20. C'è rimasto qui, cambiamo, lasciamo solo la A. Via la scala. Spero di non aver eliminato troppa roba. Infatti, identificatore vista, facciamo così, annulla, undo, perfetto, e faccio prima a fare l'undo per ricancellare piuttosto che riscrivere l'identificatore vista che è lungo, sono tanti caratteri. Questo A lo lasciamo qui, mettiamo l'ultima annotazione che è la quota di questo cilindro, non il raggio ma l'opzione tipo di quota, mettiamo il diametro. Diametro 20 e dobbiamo mettere degli assi, facciamo così, l'abbiamo messi veloce. Non ho capito perché ne ha fatto un pezzo, vabbè, li allungo. Cioè ho capito sì perché ha preso solo un pezzo di semicirconferenza. Poi direi che c'è tutto ed è perfettamente uguale, quindi quello che volevamo modellare è finito. Allora, ripeto, questo è un pezzo, lo salviamo. Questo è un pezzo che utilizzeremo poi per costruire un assieme e per il filmato di modifica degli assiemi. Quindi questo l'ho salvato, anche questo lo salviamo, salva. Chiaramente prenderà il nome del DVG del file IPT 00 perno filettato tratto 000 filmato, salva. Qui comparirà sul cartiglio il nome del file. Con calma, quando riesce a finire le operazioni, ci siamo. Tutto il resto delle indicazioni sono a posto. Salviamolo un'altra volta. E anche questo esercizio è terminato. È un pezzo molto semplice da fare. Se volete fare un esercizio improprio, fatelo per rivoluzione. Quindi costruite il profilo da far ruotare attorno a questo asse verticale. Al solito, se il filmato vi servirà, adesso non so se vi è servito a qualcosa perché è un pezzo facile, se il filmato vi servirà che avete intenzione di andare avanti a fare tutto il set di esercitazione, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.